Ciao a tutti ragazzi, sono Mortomas con il 6 minuti in questo nuovo episodio di Black Ops 3 Zombie. Oggi faremo finalmente la modalità gioco delle armi sulla mappa The Giant, quindi direi subito di iniziare mettendo prima mod e dovremo scegliere la nuova mod che ho deciso di utilizzare, che si chiama UGX Mod, che ha molte modalità da fare, che forse magari un giorno proveremo. In questo caso però ovviamente c'è la modalità gioco delle armi, quindi Gun Game. Vediamo un po' com'è, speriamo sia decente. Da quanto visto dovrebbe esserlo. Speriamo lo sia. Allora, mod caricato, UGX mod. Va bene. Partita in singolo. Allora, le gomme, modifichiamo le gomme. Allora, qui è un po' complicato modificare le gomme perché ci sono alcune gomme che possono corrompere la partita, quindi dovremo scegliere attentamente. Perfetto, gomme scelte. Adesso direi che possiamo anche iniziare la partita. Vediamo un po' com'è questa modalità, come si configura. Non so, perché probabilmente ti farà scegliere qualcosa, no? The Giant, signori. Vediamo l'inizio. Andiamo avanti, ora ci dovrebbe fare la selezione. Vediamo un po'. Sì, perfetto. Allora, mouse. Crudo doppiogiochista di merda? Select using F. Era qui, ora è sparito. La pagherà per tutto questo. Lo Time il giuro. gameplay off, va bene. Allora, dobbiamo fare gun game, quindi gun game, select F. Ah, perfetto. È già iniziato. Forse sensibilità un po' alta, ragazzi, che ne dite? Vediamo un po' com'è. Allora, abbiamo 29 armi, quindi un ciclo di 29 armi. Munizioni infinite. 500 punti per la prossima arma. E le coltellate ovviamente sono disattivate, quindi dobbiamo solo sparare, ragazzi. Cerchiamo di prendere la testa. Questo dovrebbe contenere tutte armi di Black Ops 3. I 23R. Ah, ci sono pure i mirini modificati. Vabbè, non male. Sensibilità decisamente troppo alta. Mi piace che debba sempre modificare la sensibilità, però non so per quale motivo, ma non mi trovo mai bene. E soprattutto adesso mi sembra di essere. Cioè, è da un botto con un gioco a FPS. E mi sembra di essere. Troppo vicino col mouse. Non lo so, lasciate stare, ragazzi. La mia abilità di gioco nell'inizio, diciamo nei primi 20 minuti, penso che farà schifo, però. Mi riabituerò, ragazzi. Devo giocare di più a zombie. Sì, su questa sensibilità sembra vada un po' meglio. Allora, andando ad attivare il pack-a-punch, possiamo benissimo poi più avanti stare nella zona prima di attivare la porta per la passerella. Lo shave va. Dai, non so se possiamo già andare. Vabbè, tanto la gomma è gratuita, cominciamo a aprire qua. Pigliamo la prima gomma che ci dà. Dermacranico, prendiamola. Questo ci colpisce sempre la testa, ogni colpo che tiriamo. Pensavo ci fosse uno zombie. Sì. Devo alzare un po' la sensibilità. La sensibilità, l'unità, ragazzi, perché non si vede un cazzo. Cos'è? Terminator? Ah, bello! Non devo ricaricare. Bellissimo, ragazzi. C'è un sacco di roba molto bella qua. Oh, specializzato. Ottimo. C'è una bibita buggata. Che cazzo di bibita è quella buggata? Ah, il double tap non c'è? Il double tap è buggato? Ma sbaglio o c'era? Io ho sentito nella ricarica, ho sentito ragazzi il rumore della ciliegia elettrica. Sì, comunque. Sì, c'è. Cioè, non è un double tap, ma è una electric cherry, tipo fatta male. Ma che cazzo.
dicevo che devo alzare un po' la luminosità perché non si vede assolutamente un cazzo. Quindi, grafica, luminosità, la portiamo a 0. Non so cosa sia cambiato per voi ragazzi, ma a me non è cambiato un cazzo. Sì, sei tipo un elettricerry, ma senza effetti. Boom. Boom. Ci spostiamo, direi. Vabbè, sto giocando bene, ragazzi. Andiamo avanti. E qui, ragazzi, ci siamo nella nostra posizione finale. Siamo 5 su 29 armi. Possiamo attivare la corrente, sperando che non sia nulla. Perfetto, così abbiamo anche un po' più di luminosità nei punti in cui ci sono i zombie. Così riusciamo a vedere qualcosa. I cani. Sono anche le ondate dei cani. Vabbè, tanto non ci servono un cazzo per quanto riguarda le munizioni, quindi vabbè. Va bene, però. Boh, da ora in poi non prendiamo più gomme, tanto il coso ce l'abbiamo. La nuova arma, questa cos'è? Il L-Car, quindi una mitragliatrice compatta. Tanto possiamo usare quanti colpi vogliamo e non finiremo mai le munizioni. Mi piace un sacco il metagioco delle armi, è davvero bella. Ora qui ci sono tutte le armi di zombie, di Black Ops 3 Zombie Classic, quindi penso che avremo anche la pistola fulminante, il servitore robotico, un po' di armi carine. Invece quello della scorsa volta erano tutte armi uguali, poi ce n'erano troppe, quindi diventava pesante. Questa partita invece dovrebbe essere molto più leggera. Sarebbe bello trovare un pacco ancora più completo. E poi vedrò, mi informerò e vedrò cercare un pacco più completo. Magari tipo tirare anche i bastoni così. Allora, prima che rompano tutti i muri ci vorranno milioni di anni. Aspettiamo. Dovrò tornare a giocare a zombie. Magari dopo questa partita farò una diretta sul canale di zombie. Cos'è questo? Piede veloce. Andiamo molto più veloce. Come ho fatto a non prenderlo? Questo cos'è? Ah, è invulnerabilità, quindi non mi tolgono niente, avete visto? Perfetto. Cuda. Madonna, quanti potenziamenti abbiamo. Dai, 8 su 29, signore. Stiamo andando bene, dai. Cerchiamo di fare il massimo dei punti possibile, quindi prendendo sempre la testa. Strano che qui ci sia al posto del double tap. Cioè, strano che non ci sia double tap, innanzitutto. Poi strano che ci sia la legge elettrica al posto del double tap. Cioè, la legge elettrica, tra l'altro, buggata che non ha effetti. E qui abbiamo un sacco di potenziamenti. Allora, Vesper, signori, con questa mimetica. Cos'è? Non mi ricordo come si chiama. Quella dei campionati, tipo, mi pare, forse. Di Black Ops 3. Davvero un ottimo gioco, ragazzi. È invecchiato davvero bene. E qui a livello di FOV come siamo messi? Grafica. Campo visivo al massimo, ragazzi. Io ne vorrei sempre di più. Però diciamo che così potremmo accontentarci, no? Madonna, che cazzo di rinculo ha? Non me lo ricordavo. Sto sprecando un botto di colpi perché tanto so che li ho infiniti, ma altrimenti non sparerei così abbastanza alla cieca, perché so dove arrivano i zombie, quindi grosso modo sparo in quelle zone. Anche perché non ci vedo un cazzo, ragazzi. Sì, abbiamo la legge elettrica, ragazzi. Oh, VMP, perfetto. Bella arma. KN. Madonna, non ci capisco un cazzo. Col cardioliberatore, no, sì, il cardioliberatore, sì. No, non mi ricordo come si chiama questa roba, sinceramente. Il cardioliberatore è quello che rileva i battiti cardiaci, mi sembra. Il mirino termico, ecco, fa cagare, ragazzi.
Cos'è? Ah, Terminator. Rottissimo. Pensate Terminator con boh, un'arma, un lanciarazzi tipo. Che ci sarà sicuramente, quindi magari ci capita pure. Dai, basta. 11 di 29 signori, stiamo andando bene. Punti totali fatti, siamo a 10.960. Le stazioni stanno andando bene, certo che stanno andando bene. Bello, bello, dai. Black Ops 3, ragazzi, gioco meraviglioso. Ah, tra l'altro, mentre stiamo giocando, vi ricordo ovviamente di mettere mi piace a questo video se la serie vi sta piacendo, la serie di queste modalità gioco delle armi su tutte le mappe di zombie, di Black Ops 3 ovviamente. E vi consiglio di, ulteriormente di iscrivervi al canale se siete iscritti, se non l'avete già fatto, perché la questione è davvero molto importante. Non si capisce un cazzo, ragazzi. Perfetto, cosa abbiamo? M8A7. È un'arma abbastanza di merda, piede veloce lì come potenziamento, ma non ci serve. Prendiamo tutti questi brutti. Prendiamo... È buono per sparare in testa, però. Comunque è un'arma abbastanza di merda, M8A7. L'erede dell'M8A1. Anche essa è un'arma di merda, però nel caso in cui finiva le munizioni andava sempre bene come arma da prendere. A Terminator. Terminator ti dà anche un po' di double tap. C'è un po', un bel po' di double tap. C'è ancora uno zombie, ma è l'ultimo. Non c'è conduttore dei zombie qua, mi pare. ICR1. Con questo mirino che dovrebbe tipo segnarti anche lui le sagome dei zombie. Un mirino rivoluzionario. Con questo caricatore pensavo abbia un caricatore veloce o qualcosa del genere. Perché sembrava una metodologia leggera. Infatti, che cazzo di arma è mai vista? E c'è l'ICR1 con questo, questa modifica al caricatore. Che penso che sia una di quelle cose acquistabili sulle le casse dei fornimenti. Non posso sparare attraverso quella merda di ponte. Vieni qua. No, non si può sparare attraverso il ponte. Guarda che merda. Noi ricostruiamo le barriere perché abbiamo bisogno di andare avanti velocemente. E a questo passo, di questo passo, penso che verso le ultime armi avremo dei grossi problemi ad andare avanti. Siamo a 13 su 29 alla decima ondata. A sto punto a più o meno 20 saremmo anche lì alla 20ª ondata. Più o meno. Dovrebbe seguire questa moda, poi vedremo. Fa cagare in una maniera vergognosa questo mirino, ragazzi. Sì, diventa rosso quando c'è uno zombie. Invulnerabilità. Cos'è? HVK, buono, però il mirino è una merda. Questo mirino sarà la nostra rovina. Un'altra invulnerabilità. Non si capisce un cazzo. Ah, RPK, bene, ci sono anche le nuove armi, quindi. Terminator, madonna. No, potevamo darcelo dopo. Ci sono anche le nuove armi che hanno messo con Zombie Chronicles. L'RPK che è un'arma davvero eccezionale, ragazzi. Con questo mirino che è strano, perché vedete che la parte interna olografica non coincide sempre con la parte secondaria olografica. Vedete che se si muove non coincide, balla, no? E fa molto cagare questa roba. Terminator. RPK fortissimo. Quindi adesso ci dovrebbe essere mitragliatrice leggera. Poi i cecchini. Quel cecchino prenderemo molto in culo se non ci cambia le ottiche.
Andiamo speed cola, nonostante ciò andiamo comunque di merda. Puttana vacca, mi sono cagato sotto. Vedete cosa succede a avere questi mirini schifosi? Ecco qua i cecchini. Però qui andiamo bene, dai, S-100 con il mirino tolto. Prendiamo questo. Carichiamo, invulnerabilità. Boom. Com'è? Che schifo, ragazzi. Ma perché? Ma era mirato perfettamente. No. Ragazzi, finché non faccio il trick, ecco qua, della vita. Ma come? Vaffanculo. Era mirato giusto, solo che questo gioco i colpi li tira a cazzo finché non miri e sei stabile, stabilmente buo fermo per la mira, cioè pronto per assestare il colpo. Altrimenti non segue la balistica vera, va proprio a cazzo. E beh, peccato, però il colpo era, diciamo, messo abbastanza bene. Dobbiamo fare ancora un botto di punti con queste armi, cazzo. Quindi con i cecchini avremo dei problemi davvero assurdi. Cioè, fortunatamente il più merdoso ce lo stiamo levando. Però ci vorrà ancora molto, magari moriamo. Terminator. Minchia, come cazzo sarà questo? Vediamo un po' com'è il Terminator così. Andiamo indietro. No, fa cagare. Vabbè, è forte, solo che comunque la lentezza c'è sempre. Devo cercare di prendere tutti in testa. Finito, nuova arma. Questo è buono, ma ci ha dato un mirino di merda. Dopo c'è il Locust, quindi immagino, visto che stiamo facendo tutti i cecchini. Poi dovremmo metterci leggeri. Beh, non so, sinceramente avrei preferito il check-in dopo, visto che sono molto forti. Però, boh, magari ci va anche bene così, vediamo. Qui altri 1200 punti. Siamo a 17 su 29, tra l'altro, di armi. Quindi ci mancano ancora 12 armi. Beh. Siamo più di metà. Non male. Ora sono i cani. Come? Oh madonna, sto cercando di fare. Devo ancora. Devo abituarmi alla mira. Comunque, è davvero un gioco eccezionale, ragazzi. Non smetterò mai di dirlo. Bellissimo. Ed è un grande piacere poterlo tornare a giocare insieme a voi qui su YouTube. Ora che ho un po' di tempo da dedicarci, visto che è comunque un gioco impegnativo. 500 punti alla prossima arma, che sarà il Locust, quindi qui probabilmente lo prenderemo in culo, dovremo stare molto attenti. Vulnerabilità, teniamoci pronti. Allora, ancora due zombie. Ancora uno zombie, scherzavo. Andiamo al Locust. Col mirino di merda, ragazzi. Terminator, madonna che culo. Allora, andiamo tutto, boh. Cerchiamo di levarcelo dai coglioni. Me la sto giocando veloce, cioè bene, perché so che non mi succede un cazzo. Cioè, nel senso, ho la protezione. Vorrei prendere anche le potenze là, in realtà. Perfetto. Dai, cazzo. Oh, perfetto, arma cambiata, Weevil. Round superato? No. Boh, i cecchini abbiamo finiti, eh. Quindi possiamo stare più o meno tranquilli. Ora, cominceranno ad arrivare i primi problemi. Siamo a 19 di 29. E, dicevo, cominceremo ad avere i primi problemi per il semplice motivo che non c'è double tap e non possiamo potenziare le armi perché il pack match è disattivato in tutte le mappe. Beh, potremmo aver perso. No, qui le gomme sono dietro. Cazzo, fossero state qua sarebbe state molto più comode. Invece dovremmo aprire forse dietro. È una cosa che non faremo perché equivarrebbe a perdere la partita. Che noi non possiamo perdere. Dobbiamo finire tutte queste 29 armi.
Vedete che senza double tap l'arma. Che cazzo? Ah, i pompa non li hanno fatti ancora, è vero. Cioè, abbiamo fatto solo un pompa, se non ricordo male. E fanno un sacco cagare. Breccia è fortissimo, vabbè, fin qui siamo tutti d'accordo. Gorgon, i primi mitraglioni di merda. Dovrei mirare, ma per mirare perdo un botto di tempo, ragazzi. Servirebbe un bel... Allora, ricarichiamo. Tanto qui la ricarica è rapida. Vediamo cosa c'è. A Terminator, perfetto. Perfetto. Andiamo anche piede veloce. Ottimo. Ce la siamo cavate. Siamo 23 su 29. Dai, manca pochissimo, eh. Andata 16. Mancano 6 armi, anzi. 6 armi. Ora vediamo questa arma qui forte. Vediamo di non creare la situazione di prima. Vulnerabilità. Probabilmente ci andremo a creare la situazione di prima, cazzo. Terminator, ottimo. 48 dredge, anche questa se non erro è abbastanza forte. È una delle armi, penso, se non ricordo male, più forti non potenziate. Col pack a punch. Magari mi ricordo male, ma non mi pare sia una delle armi più forti. Prendiamolo. Terminator. Lo prendiamo, aspettiamo giusto un pochino. Abbiamo anche le trappole, ma non so quanto ci servono qua in realtà, perché non ci dà punti comunque. Quindi per questo l'arma non c'è. E a breve andremo a 25 armi, signori, eh. Quindi prendiamo questo potenziamento Terminator adesso. Facciamo queste due uccisioni, o anzi tre uccisioni in realtà. E passiamo alla prossima arma, vedremo un po' cosa sarà. Sperando sia buona. Dingo, perfetto. Arma fortissima. Andiamo Terminator. Qui cerchiamo di fare tutti i punti che ci servono. E i mirini fanno cagare, ragazzi. Non conviene usarli qua. Vulnerabilità. A meno war, va bene. Se non ricordo male, era forte come arma. No, non è vero, non è forte. Vulnerabilità. Terminator. Lanciarazzi. Abbiamo Terminator con lanciarazzi. Avevamo ragione. Cioè, avevo ragione che saremmo riusciti a ottenerlo. Ed abbiamo anche quasi finito, ragazzi. Quasi finito questa parte. 27 di 29. E abbiamo finito le armi. Quindi adesso dopo il lanciarazzi ci saranno le armi leggendarie. Quindi ci saranno, penso, la pistola a raggi. Ci potrebbe essere anche la Mark II. E poi la pistola fulminante o il servitore apoticon. Quindi niente bastone. Ma dove cazzo è sbucato quel cazzo di cane di merda? Ora dovremmo gli ultimi due cani, quindi dovremmo farcela. Vediamo un po' cosa ci arriva. Penso la pistola a raggi, ragazzi. Vediamo. Ah, la Wunderwaffe. Mi ero dimenticato di queste armi. Pensavo non colpisse, mi sono cagato sotto. Wunderwaffe fortissimo, quindi qui non avremo nessun problema. Perfetto. Poi ce ne manca solo una, e allora sarà la pistola a raggi.
Peccato, mi aspettavo molte più armi, cioè mi aspettavo tipo i bastoni e anche gli archi potrebbero benissimo mettere. E invece no. Vabbè, sempre un po'... Che cazzo era sto rumore? Sempre un po' di delusione. Mi aspetto troppe aspettative, ragazzi. Dovrei aspettarmi di meno. Anche qui un botto di punti. Qui Terminator sarebbe una bestia, ragazzi. Potremmo girare un pochino. Non muore, cazzo. Ah, perché alcuni... Ah, pistola raggi, infatti, come ultima arma, avevo ragione. Ah, è un piede veloce. Qui dobbiamo stare attenti. Ancora un altro piede veloce. 3000 punti da fare, ragazzi. C'è uno zoppo? No. Lo facciamo. Ah, non possiamo usare le coltellate, è vero. Ondata 20. Vabbè, ho sbagliato un po', però... sul fatto che saremmo andati in data 20 avevo azzeccato. Quindi l'ultima arma, signora, la nostra pistola a raggi. E quindi a questo punto vedrò per The Resident Drake, che sarà la prossima mappa ovviamente che andremo a fare, DLC 1, di trovare un'altra mod o comunque qualcosa che arricchisca la varietà di armi. Però dai, così è abbastanza bello, perché tutto tutta la varietà di Black Ops 3 più o meno ci manca qualche arma. In realtà ho messo l'RPD, e visto che l'RPD è un'arma nuova avevo voluto mettere anche la Mark 2 ad esempio, o il Galil mi pare l'abbiano messo, non ricordo. Comunque hanno messo un sacco di armi nei Zombie Chronicles, intendo. Terminator. Gli ultimi punti. Velocità di Terminator. Facciamo un bel... un bel giro. Perfetto, pronti? Boom! Vittoria! Bellissimo, ragazzi. Bella partita, mi è piaciuta. Era più bella e meno frustrante sicuramente di quella della scorsa mod. Lì c'erano davvero troppe armi. Questa invece con 29 armi ci sta. Quindi 29 armi un pochino più bilanciate, nel senso con qualche arma più bella, tipo magari la pistola fulminante, la Mark 2, magari bastoni. 4 bastoni sarebbe anche bello averli messi un po' sparsi per le 29 armi. Anche magari 30, però di più sicuramente no. E basta, ragazzi, quindi per questo video è tutto, ci vediamo al prossimo video di Black Ops 3 Zombie. Ricordo di mettere piace ovviamente se l'episodio vi è piaciuto, se la serie vi sta piacendo. Vi ricordo di iscrivervi al canale e iscrivervi, perché ovviamente la discussione è molto importante. Ci vediamo al prossimo episodio e ciao.